Bentrovati ad una nuova puntata di Europa Domani. Una delle priorità della Commissione europea, anche alla luce degli alti tassi di disoccupazione giovanile, è l'opportunità di una riorganizzazione dei sistemi dell'istruzione e della formazione per offrire competenze adeguate al mondo del lavoro. Il Consiglio europeo dei ministri all'istruzione ha adottato le conclusioni sull'azione Ripensare l'istruzione e il rapporto sulla crescita annuale 2013. Ci sono buone probabilità che entri in vigore nei tempi previsti il programma che succederà al programma di apprendimento permanente. Sono state inoltre individuate numerose priorità legislative. Tra queste, una nuova direttiva sul riconoscimento delle qualifiche professionali e un regolamento sul Fondo Sociale Europeo. Uno studio indipendente pubblicato dalla Commissione europea ha invece messo in luce i risultati positivi di eTwinning, un progetto di gemellaggio che si avvale dell'ausilio delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Gli insegnanti che hanno partecipato alle iniziative hanno ampliato la propria rete professionale e migliorato le loro competenze e la relazione con gli studenti. Per quanto riguarda gli studenti, si sono sentiti rafforzati e maggiormente motivati e hanno migliorato la loro capacità di lavorare in squadra. Lo studio ha raccolto dati relativi a 21 mesi e coinvolto 24 scuole in 13 paesi. A proposito di apprendimento, il Dipartimento Politiche Europee sta presentando il progetto Europa Noi, nato per portare nelle scuole lezioni interattive attraverso percorsi di scoperta dell'Unione Europea e delle opportunità dedicate ai cittadini europei. Insieme alle nuove iniziative multimediali è stata presentata la piattaforma digitale che mette a disposizione dei docenti materiali educativi e proposte per l'applicazione di metodologie di insegnamento all'avanguardia. I percorsi multimediali proposti da Europa Noi sono tre: Living Book per i bambini dai 7 ai 10 anni, Open Mind per i ragazzi dagli 11 ai 13 anni e una diversa versione di Open Mind per i ragazzi dai 14 ai 18 anni. Ed è rivolta ai docenti la seconda edizione del concorso nazionale indetto per promuovere una maggiore consapevolezza nell'uso delle sostanze e delle miscele. Insomma, una maggiore tutela della salute e dell'ambiente. Il concorso intende divulgare la conoscenza delle innovazioni introdotte dai regolamenti europei. Al premio possono concorrere i docenti delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, che parteciperanno, singolarmente o in collaborazione tra loro, con un gruppo di studenti, con una classe o con più classi, a nome dell'istituto di appartenenza. La scadenza è stata fissata al 16 ottobre 2013. E questa era la nostra ultima notizia. Ricordate però che l'informazione dall'Unione Europea torna tutti i giorni su questo canale.